Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, quest'oggi andremo a vedere i miei momenti più sfortunati nella pesca del bello. Infatti questa è una compilation dove ho preso tutti i momenti più sfortunati, ovvero quasi tutti, della pesca del bello, perché quest'anno veramente mi ha portato sfiga. E tra poco vedrete, cioè ho preso pesci roba, veramente, non so, mi hanno fatto una macumba, probabilmente, non so, non mi trovo spiegazione. Dunque, mi raccomando, ragazzi, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, ragazzi, superiamo i 100 like per questo video. Preparatevi, settimana prossima arriverà un video veramente epico. Vi aspetto lunedì prossimo, ore 13 sul canale. Preparatevi, ci sarà roba bollente tra le mani, quindi vi aspetto lunedì prossimo. Dunque direi ragazzi che ho già perso troppo tempo con l'intro e direi via con il video. Un bus. No. No, si è slamato. Che sboro. Che sboro. Ok, che sboro. Però, vabbè, sono contento di averlo attaccato. Che sudata. Il cuore che mi batte fortissimo. Un bus, non me lo aspettavo assolutamente qua. Thank you.
Preso? Preso. Raga, è enorme. Raga. Raga, perca! Raga, perca! Raga, che perca! No, si è mollato. Si è mollato. Raga, che perca! Non avrei avuto il tempo di aprire il guadino grande. Mi sono portato via anche per le carpe. Perca dal belli, è che volevo fare lo percolare. Cazzo, sono rimasto a bocca aperta, non me l'aspettavo. Mi aspettavo un realone perché tirava forte. No, su questo tappeto di alghe, non con poche difficoltà e non molto silenziosamente. Ok, che sarei andato da Dio, scivolavo su senza problemi. Porca puttana, c'era ancora. Bravo. Allora, bravo. Preso una Brem. Ho preso veramente una Brem a mosca. Che Brem, tra l'altro. È spompatissima, però è enorme. Veramente è nera. È fin nera. È perfino nera. Guardate che pesce. Sì, sono. Guardate. Sono 50. Anche 60 centimetri, una Brem con la mosca fatta da me, tra l'altro. Pazzesco. Molliamola. Via, ciao. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare.